Venuto da solo a lavorare? Un momento solo, signor commissario. Era da solo quando è arrivato al suo casale in montagna? No. E con chi era? Con mia moglie. Si è sposato una terza volta? Volevo dire ex moglie. Anzi, con la mia ex seconda moglie, se preferisce. Vi siete riconciliati? No, ci vediamo regolarmente. Diciamo che siamo diventati buoni amici. Diciamo buoni amici. Quante camere da letto ci sono nel suo casale? La mia ex moglie e io dormiamo insieme quando ci vediamo, se è questo che vuole sapere. Dunque, quando si è svegliato alle 3:30 del mattino e si è messo a guardare il soffitto, non era solo. Mi sembra evidente. Perché prima ha detto d'essere solo? Non ho detto questo. Controlli il suo verbale! Ma non adesso, prima. Lei mi ha detto d'essersi svegliato prima che cantasse il gallo e che era solo. Mi sarò sbagliato! Tanto si è sempre solo. Da quanti giorni è arrivato nel suo casale di montagna? 9 giorni. Come fa a esserne sicuro? Come faccio a essere sicuro? Ma insomma, se le dico 9 giorni, sono 9 giorni. Prima aveva detto 4 giorni. Le ho detto 4 giorni. Sì, ha detto 4 giorni. Non me ne sono accorto. Perdo completamente la nozione del tempo quando lavoro. È proprio per questo che si lavora, per perdere coscienza. Mi ascolti bene, carissimo signor Onof. Finché lei si contraddice nelle sue poesie, nei suoi romanzi, va tutto bene. Ma se lei continua a contraddirsi quando c'è di mezzo un assassino, non va bene niente. Ancora un po' e anneghiamo tutti qui. Provvediamo subito, signor commissario, non si preoccupi. Ma come fate a vivere in un posto come questo? Come facciamo a vivere in un posto come questo? Come facciamo a vivere in un posto?